viaggiare sostanzialmente in città, informati come si è normalmente sulle autostrade, sulle strade di grande comunicazione, è un grande vantaggio. Naturalmente questo comporta evitare gli ingorghi e sapere ed essere informato su situazioni tipo cortei, tipo questioni legate anche a lavori in corso, tutto quello che può essere turbare la mobilità in forma lineare, in forma normale. ACI e Comune di Napoli inaugurano da domani un servizio di infomobilità con notizie su viabilità, transitabilità, condizioni meteo, eventi e situazioni del trasporto pubblico a Napoli in tempo reale. Luce Verde è il progetto che usa tecnologie moderne e personale specializzato grazie alla collaborazione con ACI Napoli, Polizie Municipali, enti gestori di strade e autostrade e gestori dei servizi di trasporto pubblico. È un lavoro che verrà fatto insieme alla Polizia Municipale per cominciare a costruire una città più intelligente che sia in grado, tramite proprio l'informazione, a garantire una migliore qualità della vita. Ovviamente la viabilità napoletana è sempre una viabilità un po' caotica, abbiamo i nostri problemi di traffico, i nostri problemi di lavoro, dei lavori che vengono realizzati, però in questa maniera, visto che prevediamo che ci siano più lavori anche, diciamo, di rifacimento delle strade che noi abbiamo programmato nei prossimi mesi, questo servizio informativo può aiutare i cittadini a regolarsi meglio per le loro scelte. La sicurezza stradale è una delle priorità dell'amministrazione, partendo da Via Caracciolo, stiamo realizzando insieme all'assessore Cosenza un piano di sicurezza, un potenziamento del piano di sicurezza su Via Caracciolo, e poi l'anno prossimo, valuteremo nel piano sicurezza stradale complessivo, la possibilità di, installare in alcuni punti degli autovelox, dei rilevatori da remoto. Napoli è la 24esima città d'Italia ad attivare il servizio, gratuito per l'ente e utile per i cittadini che possono accedervi tramite radio, sito web, app e un contact center per conoscere la presenza di cantieri, situazione del trasporto pubblico locale e dei parcheggi, eventi e incidenti sulla propria strada. Servizio collaudato, molto apprezzato. Noi per la verità l'avevamo proposto anche negli anni passati. Poi invece con il Comune di Napoli, con l'attuale amministrazione, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa per la mobilità responsabile nel quale abbiamo inserito proprio questo settore perché serve soprattutto anche per la sinistrosità stradale che purtroppo a Napoli miete tante vittime ancora. Significa, ripeto, far risparmiare del tempo, far consumare meno carburanti, inquinare di meno l'aria e rendere la vita un po' più facile dei cittadini napoletani. E il Comune doveva non solo autorizzare, ma dare le informazioni, che molte informazioni vengono proprio dalle polizie locali e quindi trasmettere attraverso, diciamo, i canali di informazione sono vari, ma sicuramente uno dei più importanti è quello della polizia locale. Avremo la possibilità di inserire magari blocchi stradali, manifestazioni in corso, che a strade chiuse legate a questioni legate alla protezione civile su cui noi interveniamo per primi per poterlo comunicare. Farlo con un player importante come ACI è assolutamente essenziale perché ci consente di arrivare al maggior numero di cittadini possibile. Quindi noi riponiamo delle aspettative importanti su questo tipo di iniziativa.